No, giocare il secondo tempo era praticamente quasi impossibile, quindi abbiamo cercato di arrivare in qualche modo il più vicino possibile alla porta, purtroppo non siamo riusciti in maniera concreta, però ci abbiamo provato fino alla fine, peccato perché non dovevamo prendere quel gol che è avvenuto su una palla nativa, forse l'unico modo per segnare oggi era questo e il rammarico di non aver portato a casa almeno un pareggio, perché veramente le condizioni del campo erano impraticabili, però in qualche modo forse un pareggio bisognava portarlo a casa. Sicuramente il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto la partita, abbiamo cercato di fare quello che avevamo provato in settimana e quindi di arrivare con le nostre giocate a far gol, purtroppo non l'abbiamo trovato, ma anche il secondo tempo, secondo me, nel modo in cui era possibile, abbiamo cercato di fare la partita perché, a parte la punizione, il gol che hanno fatto, poi siamo stati nella loro metà campo in qualche modo. Peccato, come ti ho detto, un punto poteva essere importante. No, il rammarico c'è perché, come ti ho detto, almeno un punto bisogna portare a casa. Chiaramente, nel primo tempo potevamo andare in vantaggio e, come a volte era successo anche in altre occasioni, sì, ogni tanto un po' più concreti bisogna esserlo, quello sì, perché poi becchi un'occasione, prendi gol e quindi diventa poi problematica la situazione. Però chiaramente il secondo tempo, come ti ho detto prima, il campo ci ha penalizzato e quindi purtroppo non abbiamo potuto fare le giocate che avevamo preparato. E noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con la nostra serenità, con le nostre certezze, e chiaramente bisogna adattarsi anche a questi tipi di situazioni, perché bisogna essere bravi a gestire anche questi campi e quindi a cercare una soluzione per far sì di portare a casa almeno un punto o comunque un risultato positivo. Domani riprenderemo a lavorare, penseremo chiaramente al Perugia, quindi niente, valuteremo un po' delle situazioni in cui potevamo far meglio e basta, penseremo al Perugia e andiamo avanti.